abbiamo deciso di farlo in fortezza, recentemente restaurata e restituita alla cittadinanza, dopo 2 anni che ci hanno costretto per le misure anti-Covid a celebrare nel chiuso delle caserme l'annuale fondazione, finalmente riusciamo a celebrare la cerimonia del 208 annuale di fondazione dell'istituzione in una cornice degna dell'evento, ma soprattutto circondati dall'affetto della gente. È stata così scelta la Fortezza Medicea, luogo simbolo di Arezzo, per celebrare il 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con un evento finalmente pubblico dopo 2 anni di limitazioni dovute alla pandemia. Presenti anche gli alunni e le alunne di 6 istituti scolastici aretini che hanno intonato l'inno di Mameli. La festa è stata infine anche l'occasione per tirare le somme degli ultimi mesi di attività. Tra il 1 giugno 2021 e il 31 maggio di quest'anno sono state 194 le persone arrestate, 2488 quelle denunciate. I servizi di pattugliamento sono cresciuti dell'11% con un numero importante di persone sottoposte ai controlli, 164.107, che corrisponde al 18% in più rispetto al 2021, condizionato ovviamente dal minor movimento per le restrizioni legate all'emergenza Covid. Aumenta poi anche il numero delle auto controllate, più 15%, 102 infine i chili di sostanza stupefacente sequestrati. I reati purtroppo tornano a mordere questo territorio, questo era anche normale che accadesse perché appunto durante 2 anni di pandemia c'è stato un po' un fermo anche da questo punto di vista. Ma io direi che l'anomalia è dovuta, cioè è riferibile al periodo della pandemia, dove avevamo avuto in linea con il dato nazionale un brusco calo di quasi tutti i reati, con qualche piccola eccezione. Ora siamo quasi tornati ai livelli di pre-pandemia, con però dei risultati sul piano repressivo e anche di prevenzione che hanno un trend leggermente in crescita, quindi non sono assolutamente dati preoccupanti, sono in linea più o meno con quello che era il trend pre-pandemia.